È anche una guerra contro l'ambiente quella che si sta combattendo in Ucraina, dove le bombe russe non hanno risparmiato nemmeno i depositi di scorie radioattive e di gasdotti. Ancora difficilmente quantificabili gli sversamenti di materiale tossico ed inquinante, così come sono ignote le condizioni dei resti della centrale nucleare di Chernobyl, caduta in mano ai soldati di Mosca. La campagna internazionale Clean Cities, cui aderiscono tra gli altri anche Lega Ambiente e Kyoto Club e che ha come obiettivo una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030, ha messo in evidenza come le città italiane siano rimaste indietro in questo contesto. Tra le grandi metropoli europee, Milano è 20esima, Torino 23esima, Roma 32esima e Napoli 36esima ed ultima. L'aumento delle condizioni meteo estreme, tra cui caldo, siccità e inondazioni, ha determinato impatti irreversibili sull'ecosistema, esponendo milioni di persone, spiegano gli scienziati dell'ONU esperti in cambiamento climatico, a grave insicurezza alimentare ed idrica. I luoghi più colpiti sono Africa, Asia, Centro e Sud America, piccole isole ed Artico. Note Decibel anche dalla spazzatura, il loro motto è non buttare mai nulla, suonalo, una magia di creatività, quella del riciclato circo musicale, all'anagrafe Andrea Corroni, Caio Michele Tiberi, Andrea Massetti e Simone Medori, che usano materiali di recupero e oggetti comuni per inventare i loro strumenti, ospiti di un'azienda agricola a chilometro zero a Monsano, provincia di Ancona. Ho uno degli ultimi nati, questa è una tergizanza, un'elettrozanza, cioè una zanza africana fatta con tergicristalli e pick-up di chitarra. E il tubo forte è uno strumento bello ingombrante ma che ti permette di suonare tutte le note. È una sorta di pianoforte, ma in realtà la parte suonata sono dei tubi e sono tanti tubi che vanno percossi con delle palettine, delle particolari bacchette fatte con delle ciabatte. Pollici verdi al lavoro per spettacoli sui palchi anche internazionali, laboratori, corsi, come minimo comune denominatore sonorità senza confini, un vulcanico cantiere di world music e nuove idee. Nei nostri testi compaiono sia messaggi appunto di rispetto verso l'ambiente, ma trattiamo i rifiuti non solo quelli che troviamo buttati per strada o che raccogliamo dalle nostre case, ma trattiamo anche per esempio l'informazione spazzatura. Rispetto all'ambiente, non buttate via mai niente, anzi, non buttate via mai niente, anzi, suonatelo, non buttate via mai niente, anzi. Rispetto all'ambiente, non buttate le mani niente, anzi, non buttate le mani niente, anzi, suonatelo. Giovani giornalisti green crescono e partecipano. È in fase di avvio infatti un nuovo bando CONAI dal titolo Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane, dedicato ad appartenenti a questa professione che non abbiano ancora compiuto 41 anni. Il premio è previsto per un servizio radio-televisivo e per un articolo con la sostenibilità ambientale, il riciclo e la transizione ecologica come denominatori comuni. In gara le produzioni realizzate tra il 22 aprile 2021 e il 21 aprile 2022, date a fatto casuali cadendo il 22 aprile la giornata mondiale della Terra. Il premio, una fenice a sette code che spiega le ali, simbolo di rinascita anche per gli imballaggi, ideata da CONAI e progettata da un gruppo di studenti della Scuola di Design del Politecnico di Milano, sarà consegnata a Rimini per Ecomondo 2022, previsto dall'8 all'11 novembre. Sostenere con questo premio i giovani giornalisti dai 40 anni in giù, ha spiegato il presidente di CONAI, Luca Ruini, e valorizzare il lavoro nel settore dell'informazione legato all'economia circolare è un'attività molto vicina ai nostri compiti istituzionali. Tempo di iscriversi sino a fine maggio. Allungata ancora la sospensione dell'obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi, la cui proroga arriva ora, come attesta la legge del 25 febbraio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale tre giorni dopo, sino al 31 dicembre 2022. Sempre secondo il provvedimento è possibile commercializzare le scorte dei prodotti già messi in commercio o etichettati entro il 1 gennaio 2023. È stato infine previsto il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, entro il quale il Ministero della Transizione Ecologica adotterà le linee guida tecniche per l'etichettatura ambientale mediante un decreto di natura non regolamentare.
Il sogno sarebbe veramente quello che nella nostra provincia, anche se è un territorio difficile, che la mobilità principale possa essere gestita attraverso anche il ferro, quindi i treni, che il trasporto treni possa essere incrementato e attualmente che quella che è la prima domanda che oggi uno si fa, che quando esce di casa si chiede dove ho le chiavi della macchina, che questa non sia più la prima domanda, che potrà venire senza macchina a visitare questi territori e in maniera diciamo più sostenibile. Lo sapevi che c'è un lago nel paese di Palau, isole del Pacifico, dove le meduse si sono evolute senza pungiglioni. Ciò è accaduto dopo che la connessione del lago al mare si è chiusa, lasciandoli isolati dai loro predatori naturali. Queste meduse dorate sono totalmente innocue per gli esseri umani ed è possibile nuotare insieme a loro.